Ben ritrovati con me con il consueto appuntamento con la cucina di Casa Paturzo. Quest'oggi ho un po' di nostalgia del mare e quindi vi proporrò un menù che vi riporterà al profumo del mare. Faremo un antipasto che è possibile mangiare anche all'impiedi, no? Quindi magari se avete ospiti è un finger, antipasto finger, quindi faremo degli spiedini di calamari. Continueremo con un risotto zucca e gamberi utilizzando la zucca che al momento è l'ingrediente di stagione e poi faremo un filetto di tonno scottato. Iniziamo il nostro menù con degli spiedini di calamaro che sono semplicissimi da realizzare, li andremo a cuocere in forno ma sono davvero squisiti. Ci serviranno dei calamari tagliati così a cerchietti, abbiamo bisogno di pan grattato, prezzemolo, olio extravergine di oliva, sale e di aglio oppure di olio aromatizzato all'aglio. La prima cosa da fare è andare a preparare il pan grattato per andare poi a impanare i nostri spiedini con del prezzemolo, un po' di sale, l'olio aromatizzato all'aglio, ma se non l'avete potete mettere un po' di aglio tritato. Mischiamo il tutto e andiamo poi a preparare gli spiedini in maniera molto molto semplice. Prendiamo il calamaro, apriamo il cerchietto e lo andiamo ad infilzare. Facile, ma il risultato è davvero garantito. Piacciono molto anche ai bambini e sono sfiziosi da mangiare mentre si aspetta che sia pronto in tavola. Ora andiamo a irrorare lo spiedino con un po' d'olio su entrambi i lati e lo passiamo nel pan grattato. Ora prendiamo una teglia antiaderente, un filino d'olio, se volete potete mettere anche la carta da forno sotto, un po' come preferite, adagiamo i nostri spiedini. Così, con un altro filino d'olio. Ora, se avete bambini in casa vi consiglio di farli in questo modo. Se invece siete tutti adulti e amate il peperoncino, potete anche mettere un pochino di peperoncino che ci starà davvero benissimo. Ecco i nostri spiedini di calamaro che con qualche goccia di limone sono davvero perfetti, accompagnati poi con un flutto di prosecco ancora meglio.
piedini di calamaro. Per realizzarli abbiamo bisogno di calamari a cerchietti, pan grattato, prezzemolo, aglio, olio evo e sale.